I giovani che vogliono restare in Italia, che vogliono restare a Napoli, hanno il diritto di farlo e noi dobbiamo garantire tutte, dobbiamo garantire formazione, dobbiamo garantire impegno, dobbiamo garantire finanziamenti per poter dargli la scelta, ed è quello che il ministro Radone e tanti altri stanno facendo. È un'iniziativa importante che sta girando tutta Italia, un'iniziativa per dire ai tanti giovani che ci sono molte opportunità, ci sono opportunità di formazione, di lavoro, di studio che lo Stato offre, bisogna venirne a conoscenza e cercare di impegnarsi il più possibile. I giovani devono impegnarsi in tutto ciò che desiderano fare, impegnarsi fino alla fine, crederci, e noi come Stato dobbiamo essere vicino a tutti questi ragazzi per fargli realizzare i loro sogni. Ciò che è importante intanto è rappresentare come è cambiato il mondo del lavoro oggi, come la tecnologia ha cambiato anche mestieri tradizionali, come il settore agricolo, che io prendo sempre ad esempio ma che rende molto bene l'idea quanto l'innovazione tecnologica e il digitale abbia cambiato anche il settore più tradizionale. I corsi di laurea si stanno adeguando e si devono adeguare, ma bisogna avere anche una capacità più efficace di incrociare domanda offerta. Un villaggio dedicato ai giovani che rimarrà aperto fino a stasera per ricevere informazioni e assistenza, per confrontarsi con le realtà istituzionali, commerciali e del terzo settore. È la tappa napoletana del NEET Working Tour, la campagna informativa che si rivolge ai giovani tra i 14 e i 35 anni che non studiano, non lavorano e non fanno formazione. È particolarmente importante non soltanto su Napoli, ma in generale su tutto il territorio nazionale. Sappiamo di avere 3 milioni di ragazzi in questa condizione. È un'emergenza sulla quale bisogna intervenire, siamo intervenuti in termini di manovra con uno stanziamento di fondi per garantire all'interno di ANPAL un canale che sia preferenziale per i ragazzi, però creare anche un'occasione come questa nella quale ci si confronta con il settore produttivo del territorio, con i partner privati che ci danno una possibilità di raccontare ai ragazzi come è cambiato il mondo del lavoro, come sono cambiati i mestieri, le professioni, come si scrive un curriculum, come ci si presenta ad un colloquio di lavoro, penso che possa essere un'occasione piccola ma importante per chi non ha, ecco, magari anche una famiglia forte dietro che riesca ad indirizzarlo e direzionarlo. Il progetto fa parte del piano di emersione e orientamento dei giovani inattivi, promosso dal Ministro per le Politiche Giovanili e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e vuole offrire un'opportunità di confronto con le richieste del mercato del lavoro, per mostrare i percorsi di formazione e gli sbocchi occupazionali. Avere delle politiche attive per l'inserimento dei giovani, soprattutto per i giovani che non studiano e non lavorano in IT, che raggiungono in Campania, a Napoli, percentuali tra le più elevate d'Europa, fare queste politiche è fondamentale. Noi abbiamo bisogno di politiche attive che consentano il recupero di questa grande forza lavoro. Questo significa più economia, più diritti, più inclusione, ma anche avere più sicurezza. E questa è la grande sfida della città, che è fatta di educazione, di rispetto delle regole e di creazione di opportunità di lavoro. Noi stiamo lavorando soprattutto per far crescere l'economia della città, per attrarre imprese, per rafforzare il livello di educazione e di formazione al lavoro, perché in questa maniera si creano quelle opportunità che consentono a questi giovani di poter trovare un futuro.